Il codice di condotta per il benessere del cavallo della Federazione Equesta Internazionale, che è la FEI, afferma che qualsiasi pratica che possa causare sofferenza fisica o mentale, sia in gara che fuori gara, non sarà tollerata. Buongiorno e bentrovati. Con questo discorso d'apertura vi voglio introdurre a un'analisi che ho fatto e che mi è stata chiesta da alcuni di voi su quello che è comunemente chiamato noseband oppure chiudi bocca ah dimenticavo alla fine del video vi metterò le risposte ad alcuni commenti che ho trovato interessanti o comunque di comune interesse per cui rimani fino alla fine del video così magari te l'ascolti il chiù di bocca cosa che Eros non riesce mai a tenere chiusa la sua bocca il lacchio bocca sarebbe eh, utilizzato abbastanza spesso nelle competizioni eh, e non solo perché l'ho visto utilizzare anche in passeggiata molte volte le persone non lo sanno neppure però tendenzialmente è utilizzato per amplificare l'effetto dell'imboccatura. Ci sono delle ricerche scientifiche, adesso ne parleremo, come al solito poi dopo ve le lascio in descrizione, che hanno dimostrato in maniera abbastanza inconfutabile che l'uso del fio di bocca è qualcosa di negativo per quanto riguarda il cavallo. Purtroppo, da ormai da più o meno 6000 anni, il cavallo è utilizzato dall'essere umano per fare vari tipi di lavori o per fare la guerra molto spesso, o almeno era utilizzato per fare la guerra. E una delle. Difficoltà più grande che c'è nella gestione del cavallo montato è quella di controllarne la forza o in qualche maniera dirigerla dove vogliamo noi, soprattutto diciamo nel galoppo, eh? quando si sta parlando di andature di un certo tipo, perché ogni andatura ha collegato una sua emozione nel cavallo. L'andatura del galoppo nel cavallo normalmente è collegato alla paura e alla fuga perché se ci avete fatto caso difficilmente i cavalli si mettono a galoppare o almeno a galoppare a lungo quando sono fra di loro in un pascolo in branco magari lo fanno giusto per qualche attimo per giocare o per stabilire un pochino nei ruoli di dominanza chi sposta chi ma poi dopo la cosa dura poco quello che Invece si vede che può durare anche a lungo, è quando c'è una situazione di stress o di paura. È un cavallo che viene lasciato da solo, portato via dagli altri, che galoppa anche per un'ora intera nel paddock, oppure quando devono fuggire da un predatore. Quindi l'andatura del galoppo è collegata all'adrenalina o all'eccitazione, ma si è visto prima che l'eccitazione diciamo, eh, dura poco, oppure alla paura. Okay? E quella roba là invece dura a lungo ed è anche particolarmente difficile da gestire soprattutto se siamo in quel momento sulla sella da lì è nato l'utilizzo di imboccature che poi dopo ha preso una deriva per cui siamo arrivati a usare delle imboccature che sono veramente in alcuni casi paragonabili a degli strumenti di tortura soprattutto se sono usate da mari inesperte e chiaramente l'imboccatura da sola in alcuni casi non è bastata e ormai da tempo in memore è diventato abbastanza comune utilizzare i chiudi bocca per amplificare l'effetto del ferro dentro la bocca del cavallo ovviamente ci poi anche lì si sono sviluppati vari tipi di noseband di, di chiudi bocca ci sono quelli svedesi quelli francesi eros eh. E che chiaramente ha, oh, ognuno poi ha preso un pochino le sue derive, eh, più largo, più stretto, eccetera, eccetera. Quindi siamo arrivati a un punto che chiaramente la FEI ha dovuto mettere un regolamento, purtroppo. Non ci sono, come scopriremo tra un attimo, non ci sono degli obblighi, ci sono solo delle raccomandazioni. E come si sa, quando ci sono solo delle raccomandazioni, l'essere umano continua a fare come gli pare. Andiamo a vedere un attimo cosa che è stato fatto. C'è una ricerca che è stata condotta nel 2017 da alcuni ricercatori dell'università di Sydney insieme ad altri dell'università eh, di Limerick. Non so se si pronuncia così che è una università irlandese, in cui hanno preso 750 cavalli in competizioni di concorso di tipologie diverse, 354 dal completo, 334 dal dressage e 62 dalla competizione chiamata Hunter Performance in tre paesi europei diversi, quindi Irlanda, Inghilterra e Belgio e sono andati a controllare quanto era stretto il bocca. Il bocca, secondo il regolamento della FEI, dovrebbe essere non più stretto di due dita calcolate sul piano nasale, quindi sulla parte superiore del naso. Per fare questo tipo di eh, controllo è stato inventato anche un calibro, che vi metto nell'immagine, che deve essere messo sopra il naso del cavallo e questo calibro ha due parti, come vedete, una che rappresenta l'altezza di un dito e una che rappresenta l'altezza di due dita. Il chiudi bocca deve rimanere all'altezza di due dita, ci deve entrare due dita tra la parte superiore e il naso del cavallo. Questo per standardizzare le due dita, perché i primi dettami di queste due dita da mettere nel chiudibocca risalgono al 1956 e era una prassi comune quella di dire la distanza deve essere di due dita e questo è arrivato fino ai nostri giorni. Ovviamente due dita eh, possono essere facilmente interpretabili, due dita di una donna, due dita di un bambino, due dita di un uomo, due dita di un uomo di grossa corporatura. E quindi hanno deciso di fare un calibro. Chiaramente non è obbligatorio utilizzare questo calibro, però il controllo, la ricerca che hanno fatto, l'hanno basata su... Appunto, l'utilizzo di questo calibro, cos'è che è uscito fuori? Che complessivamente il 44% dei cavalli rientrava nella classificazione zero dita. Abbiamo fatto alcune classificazioni, no? 0 dita, mezzo, mezzo dito, un dito, un dito e mezzo, due dita, oltre due dita. Ecco, il 44% dei cavalli rientrava nella classifica zero dita, mentre solo il 7% rientrava nella classifica due dita. Okay? Quindi solo il 7% era in regola con i dettami della FEI, gli altri no, però come si diceva prima, siccome è un regolamento che non è, eh, non, non ci sono delle sanzioni, è solamente un consiglio che mi viene dato, è chiaro che eh, le persone poi fanno come gli pare, come lo dimostra questa ricerca qua. Chiaramente questo cosa determina? Determina che il cavallo ha un'azione in bocca più fastidiosa da parte dell'imboccatura e questo mi riallaccio un po' a un articolo che trovate anche sul mio sito è stato stabilito che nella stragrande maggioranza dei casi soprattutto in competizione andate a riprendere quel, quell'articolo là eh, i casi in cui hanno trovato danni all'interno della bocca o all'esterno della bocca eh, la percentuale era altissima eh. Chiaramente, in una situazione del genere, se mettiamo anche il chiudibucca, tutto viene amplificato. Voi direte: bene, ma ci sono delle ricerche che dicono che in effetti il cavallo sta peggio col chiudibucca? Sì, ce n'è un'altra che è stata fatta nel 2024. È stata fatta all'università di Berlino insieme a quella di Monaco. In questo tipo di eh, ricerca sono stati presi in considerazione una ventina di cavalli e sono stati montati per due giorni consecutivi con capezzine allentate e capezzine strette. Eh, le sessioni erano di mezz'ora e poi durante le sessioni veniva controllato lo stato del cavallo andando a utilizzare un indice che si chiama indice RHPE l'indice RHPE che significa Riding Horse Pain Ethogram va a analizzare 24 parametri nel cavallo e se il cavallo ne ha, ne mostra più di 8 vuol dire che c'è un dolore muscolo I cavalli che sono stati montati a questa maniera, sia quelli che avevano la capezzina stretta sia quelli che avevano la, la capezzina larga non hanno mai mostrato un indice RHPE di almeno 8. Erano tutti più bassi, ma sistematicamente i cavalli che venivano montati con la capezzina stretta avevano l'indice più alto rispetto a quelli che invece venivano montati con la capezzina larga. A dimostrazione che c'è una sorta di fastidio dimostrato anche da alcuni lavori preliminari che man mano che le capezzine venivano serrate aumentando la sensibilità all'imboccatura si verificava un aumento della temperatura del bulbo oculare a dimostrazione che c'era un aumento di questo stress e il problema qual è è che nel dressaggio ad esempio eh, ora prendo come Esempio il dressaggio, perché appunto ne viene parlato in questi termini, ma anche in altre discipline, eh. io vengo dal renning e anche lì. Nel dressaggio i cavalieri vengono penalizzati se il cavallo apre la bocca. Quindi tendenzialmente è un po' come, eh, come si può dire, la fede da una parte dice di non usare il bocca ma da quell'altra il cavallo è penalizzato se apre la bocca. E, Siccome non ci sono sanzioni, è solamente un consiglio, cosa succede? Che le persone continuano a usare il chiudibucca, tra l'altro nel Reni del chiudibucca non è ammesso in gara, ma è ammesso fuori dalla gara, quindi nel campo prova. Eh, cosa succede? Che le, i cavalli vengono montati con il chiudibucca strettissimo, poi un attimo prima della gara viene tolto il chiudibucca e viene fatta la gara. E poi, dopo, quando torna a casa, continua ad essere montati sempre col chiudibocca in modo da non dare il vizio al cavallo ad aprire la bocca. E io aggiungerei su, subire in silenzio. Quindi, tutto questo cosa ha a che fare con l'equitazione naturale? Bene, allora, prima di tutto, volevo portarvi queste due ricerche qua per, perché mi sono, è stato chiesto nell'ultimo eh, video, nei commenti sotto, eh, di dare una spiegazione all'uso del, del chiudibocca e quindi mi sembrava duro portarvi delle ricerche scientifiche che hanno analizzato la questione, e hanno dato dei risultati. i Risultati quali sono? Che il chi di bocca aumenta il disagio per il cavallo. giriamola come ci pare, la frittata, ma è così. Aumenta l'effetto dell'imbucatura, aumenta il disagio del cavallo. Questo cosa significa? Che non deve essere usato il chi di bocca? No, non dovrebbe essere usato il chi di bocca. Dal punto di vista della vita naturale non deve essere usato il chi di bocca, dal punto di vista della FEI, se lo usi devi almeno attenerti a quelli che sono questi regolamenti che indicano due dita sopra la, il piano nasale mi capita spessissimo quando faccio corsi di trovare gente che monta ma ha il chius di bocca stretto e quando gli dico di almeno di se non lo vogliono togliere di allargarlo perché perché non lo vogliono togliere perché hanno paura di perdere il controllo del cavallo e quando gli suggerisco di almeno di allargarlo, tendenzialmente la persona mi dice no, no, ma mi hanno, mi hanno sempre detto di tenerlo stretto, ma io se lo apro, se lo allargo, il cavallo mi fa passare l'imboccatura da una parte all'altra se uso, se uso una redine sola e quindi bisogna che lo tenga stretto. Bene, la soluzione qual è? Basta mettere un barbozzale in modo che il cavallo, anche se... Aprisse la bocca, e poi adesso vi parliamo un attimo se il cavallo, come mai il cavallo apre la bocca, anche se il cavallo aprisse la bocca, io lateralmente lo posso sempre controllare perché il barbozzale mi blocca l'imboccatura sull'angolo della mandibola e piega la testa al cavallo invece di far passare dentro la bocca l'imboccatura stessa. Ovviamente in questo caso sto parlando di finetti. Quello che è importante ricordarsi è che se il cavallo apre la bocca, è chiaro che è per dirci qualcosa, no? In non in senso metaforico. Se io utilizzo in malo modo o in maniera eccessiva l'imboccatura, il cavallo apre la bocca per eh, sfuggire dall'azione dell'imboccatura stessa, ma perché sto facendo troppo. A quel punto il mettere il chio di bocca significa semplicemente impedire al cavallo di dirci qualcosa. E siccome ci sono altri sistemi per poter controllare il cavallo qualora vada in adrenalina e diventi ingestibile, è inutile andare a mettere il chiudi bocca semplicemente perché ci viene meno la possibilità di verificare se quello che stiamo facendo è qualcosa che il cavallo comprende oppure è qualcosa da cui il cavallo vorrebbe sfuggire. E secondo me, questa però è una mia opinione, quindi prendetela come volete, nel senso magari scrivetemi nei commenti la vostra. La mia opinione è che è eh, ancora più assurdo consentire l'uso del di Bocca durante una gara. Perché in una gara si, vorrebbe, si dovrebbe voler vedere il massimo livello del cavallo e del cavaliere. Quindi il cavaliere dovrebbe utilizzare con parsimonia e con oculatezza i propri aiuti. In modo per chi mi segue un po' e segue un po' il programma Parelli, dovrebbe fare fase 1, massimo, fase 2 e ottenere il massimo. Dal cavallo, quindi io non dovrei avere paura che il cavallo vada ad opporsi o ad aprire la bocca o a fare delle cose, perché in teoria io, in quel momento lì, soprattutto in quel momento lì, che sono di fronte a dei giudici, non dovrei aver bisogno di fare di più, perché sto dimostrando il massimo livello a cui sono. Quando si va in gara si cerca di dare il massimo. Non è che si cerca di dare il minimo. Quindi, secondo me, il chiodo bocca, io ormai ho smesso di utilizzarlo da quando chiaramente studio parello, ormai quasi vent'anni, e quindi io non lo utilizzo più. E mi sono trovato 100 volte meglio, devo dire la verità, perché a questa maniera imparo io. Se io faccio qualche cosa, il cavallo me lo dice, posso correggere quello che sto facendo e migliorare la mia sensibilità, la mia eh, diciamo capacità di comunicare attraverso l'imboccatura. Ma se qualche duno la pensa diversamente e vuole utilizzare il di bocca che almeno lo utilizzi in base a quelli che sono stati gli studi fatti e dai quali poi dopo la FEI ha detto ok se si utilizza il di bocca dobbiamo mettere il chiudi bocca in una certa maniera perché altrimenti dà fastidio al cavallo e questo ci sono delle ricerche scientifiche come avete potuto vedere ma ce ne sono anche altre è stato dimostrato scientificamente quindi non è che si sta ragionando di qualcosa che è parso forse ho visto questo è, è così ok poi fra l'altro una, una di queste è stata fatta su 750 cavalli quindi neanche su 10 cavalli questo è un po quello che penso io eh? cioè da questo punto di vista qui trovo più come si può dire più intelligente come viene fatto nella monta western nelle gare di reni in cui non è ammesso che tu entri in gara con il chiudibocca, diciamo che fuori dalla gara non c'hai dei giudici che ti guardano e quindi, la stragrande maggioranza lo facevo anch'io. La stragrande maggioranza usano il chiudibocca, però in gara i giudici non lo vogliono vedere. Almeno quello mi sembra una cosa un pochino più seria che permettere di entrare in gara con il chiudibocca e, e, e fra l'altro non andare a controllare se questo chiudibocca è troppo stretto. Questo è quello che penso io. Poi come sempre in equitazione ci sono mille pensieri e mille idee, però quando si parla di ricerche scientifiche mi sembra che sia giusto dargli il, il giusto peso. Eh? Su una cosa però vi voglio far eh, porre un attimo l'attenzione. Quell'indice di cui ho parlato prima, l'RHPE, è veramente molto interessante perché appunto come dicevo prima analizza 24... Comportamenti del cavallo, e in base a questi comportamenti si determina se il cavallo montato eh, perché scappolato del cavallo montato ha delle problematiche oppure no. È una cosa un pochino tecnica, per cui fatemi sapere nei commenti se vi interessa che ci faccia un video sopra. Così ve lo spiego per bene, vi faccio vedere anche dei video in cui sono stati analizzati queste tipologie di diciamo di, di problematiche che si possono vedere da come il cavallo si muove, da come tiene la testa, eccetera eccetera e ve lo faccio volentieri, però siccome è una cosa un po' tecnica, fatemi sapere se vi interessa e eventualmente se magari mh, ci sono poche richieste e le richieste vengono da quelli degli abbonati, lo faccio solamente per quelli abbonati. Adesso voglio rispondere a un paio di commenti che mi sono stati fatti negli ultimi video. Carla scrive Tre anni fa ho comprato una cavalla di 14 anni che aveva il tic del tiro. Mi immagino che sia il ticchio di appoggio. Mi sono accorta questa primavera che misteriosamente non ha più il tic. La cavalla dorme nel box durante il giorno. Se non la muovo sta in paddock. Mi può dare un suo parere? Allora Carla, c'è tanta documentazione su quello che è il ticchio d'appoggio, Però in realtà non ci sono idee comuni sul come, su come toglierlo. Eh, quello che è stato visto dalle ricerche che sono state fatte è che assomiglia molto al, a quella che negli umani si chiama sindrome di Tourette e che potenzialmente, scusami Eros, grazie, e che potenzialmente negli umani ci sono varie eh, tipologie di cure, per quanto riguarda cavalli invece non sembra chiaro. Che ci siano dei rimedi chiaramente quello che è stato visto è che il tecchio d'appoggio siccome sostanzialmente viene innescato in cavalli che sono soggetti e viene innescato da, da uno stress ripetuto nel tempo togliendo la base dello stress mettendolo in un ambiente più naturale o comunque più di comfort per il cavallo è stato visto che questo tipo di vizio viene meno o comunque si riduce drasticamente. Purtroppo, però, si è visto anche che al momento che la situazione cambia e che il cavallo rivà di nuovo in stress per vari motivi, ok? Che potrebbero anche non essere quelli iniziali che hanno scatenato il ticchio di appoggio, questo vizio si ripresenta. Quindi, quello che io ti posso dire è: in base a quello che so, a quello che ho letto e alle esperienze che hanno avuto alcune persone con cui sono venuto in contatto nell'arco di questi anni ti posso dire che sì è possibile ma aspettati che lo rifaccia di solito non sparisce ok cioè sparisce magari per un periodo di tempo o si riduce drasticamente per un periodo di tempo ma al momento che si ripresenta una situazione di stress il cavallo è molto ma molto ma molto probabile che ti ritorni a ripresentare la stessa situazione Cucco Ballarocco dice nel video sull'uso degli stick che si intitola Ma perché usare lo stick? Le origini dice: A un certo punto dici che tutti gli aiuti se usati bene sono eccellenti, mentre se usati male possono fare i danni. Io ti chiederei, a proposito di questo, di fare chiarezza: o se lo hai già fatto, chiederei il riferimento del video sugli aiuti che invece non servono affatto, ovvero che servono solo a mascherare temporaneamente una nostra capacità, come la martingala, il chiudi bocca, il filetto d'aste, eccetera. Allora. Come vedi, un video l'ho già fatto, eh? Eros, grazie. E se avete magari delle esigenze particolari o delle curiosità particolari, se me lo scrivete nei commenti, ma io eh, provo a farci un video specifico. Perché questo? Perché ce n'è veramente mille di attrezzature, eh? alcune sono più conosciute, altre sono meno conosciute, ma mh, quando si dice che eh, si vede persone che vanno a giro con una ferramenta dietro è la verità quindi eh, mi resterebbe difficile elencare tutte le attrezzature che non servono affatto cioè si fa prima elencare quelle che servono ok quindi se avete delle, delle magari delle curiosità particolari eh, mi, mi, mi mandate un messaggio tramite i commenti oppure mi mandate una mail e magari mi ci allegate la foto anche perché a volte no se è qualcosa di conosciuto bene però se è qualcosa di sconosciuto eh, magari bisogna che ci faccia un pochino aumento locale, bisogna che lo guardi, perché veramente se ne vede di tutti i colori in giro. Eh? Simona scrive sul video dell'ultimo video che ho fatto sull'alimentazione, ti chiedo: noi abbiamo un pozzo per la raccolta dell'acqua piovana, ma non mi fido a usarla per dare da bere a cavalli. Ha foglie dentro terriccio, eccetera, eccetera. La questione del pozzo per l'utilizzo dell'acqua piovana è, secondo me, un'ottima soluzione soprattutto in zone, io ho degli amici che abitano in, in Sicilia, dove l'acqua scarseggia, quindi utilizzare l'acqua piovana è fuori dubbio una soluzione ideale in certe situazioni. Per cui benvenga Simone all'utilizzo dell'acqua della, dell piovana. Allora, quello che dovete fare è, è, è quello di filtrarla, okay? di filtrarla all'origine. Cioè ci sono dei sistemi che raccolgono l'acqua piovana, ma l'acqua piovana no, non va nei serbatoi subito, ma viene prima filtrata, in modo che non rimangano i detriti portati, soprattutto raccolta dai tetti, no? ah, magari è tanto che non piove, poi piove in abbondanza, il tetto viene pulito sostanzialmente. Quindi nei, nelle prime ore il tetto viene pulito e tutto questo sporco va a finire nelle, insieme all'acqua. È chiaro che dentro questo... Ci possono essere foglie, ci possono essere di tutto, di più e anche escrementi degli uccelli per dire che tutta questa roba che va lì e poi dopo va a rimanere lì a macerare non è qualcosa di positivo. Poi dopo da dare da bere ai cavalli. Ma se viene invece filtrata, ok, oppure fatta decantare, ci sono vari sistemi. Magari la cosa migliore è sempre sentire un professionista del settore, no? in modo che vi, da, vi dia un po' delle idee che siano facilmente applicabili anche nella regione dove risiedete e magari ci sono già delle cose già fatte per cui ci sono a volte ho visto delle vasche di decantazione a volte ho visto semplicemente dei filtri cioè le soluzioni ci sono però sostanzialmente non va bene recuperata l'acqua messa lì quello va bene e non c'è problemi se deve annaffiarci l'orto però non posso usarlo per dare da bere agli animali quindi la cosa che ti consiglio Simona è di chiedere consiglio a un professionista, per esempio anche a chi fa i puzzi o magari a un idraulico che, fa, che mette gli impianti di eh, depurazione e chiedere dei consigli per capire un attimo com'è che si può fare. No, essere, magari, ci possono essere tante situazioni, tante soluzioni, ad esempio quella di metterlo prima in un deposito e poi dopo con una pompa. Spingerlo da questo deposito in un altro deposito passando da dei filtri. Ci sono veramente mille di soluzioni. Devi trovare quella che in base alle tue esigenze è quella più facile da applicare anche nel tuo posto. Ho la corrente, non ho la corrente, ho del dislivello, posso mettere più vasche. Insomma, le soluzioni ci sono, però dopo vanno adattate. Sicuramente non è quella di prendere l'acqua così come arriva e darla da bere a cavalli ok per questo video è tutto eventualmente nei prossimi video cercherò di inserire sempre delle risposte ai vostri commenti alla fine del video così qualche rispondo scrivendo magari a quelli, quei commenti che io ritengo che siano un pochino più di uso comune li inserirò alla fine dei video e cercherò a questa maniera di darvi delle risposte un pochino più esaustive per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video Oh galloping dreams we ride far and wide In a world so vast we feel alive Underneath the open sky we're wide